Da molto tempo ormai ci sono moltissimi siti che offrono segnali di trading, spesso via mail ci arrivano richieste riguardanti appunto l'eventualità di fare segnali di trading o come li andiamo a svolgere questo tipo di segnali, questo tipo di servizi. O comunque l'argomento molto hot nel mondo del trading è il segnale di trading, servizi di segnali di trading. Come probabilmente sapete, se non lo sapete, adesso ve lo dico io, in EAR Forex non crediamo nei segnali di trading. Questo per alcuni motivi. Fatto sta però che abbiamo un servizio che si chiama Platinum, servizio che ormai ha svariati anni. E che nella sua interezza ha anche un canale Telegram dove vengono condivise le operazioni che così durante le trading room del mattino vengono viste, analizzate, chiacchierate e quindi se qualche operazione poi per noi di EAR Forex è interessante, la riteniamo da fare nei nostri conti personali, la dichiariamo e la condividiamo in ottica didattica. Però c'è una bella differenza tra un servizio di segnali puro, dove io scrivo, faccio questo, faccio quello, faccio quell'altro, e un modo invece di trasmettere un'azione più con l'obiettivo di far percepire il motivo dell'entrata, il motivo della gestione dell'operazione, il perché si chiude un certo tipo di money management. E infatti noi di EAR Forex, ripeto, io Arduino e noi di EAR Forex non siamo del parere che i segnali di trading siano qualcosa su cui a mio avviso fare affidamento, proprio perché un trader che fa i segnali di trading per noi e quindi che deve per esempio connettersi a noi per anche vedere quello che magari poi andiamo a fare. Quindi nella pratica lo deve fare in ottica con l'obiettivo poi di capire quello che sta facendo, di capire quello che stiamo facendo noi e di capire quello che sta facendo anche lui. E quindi in ottica didattica, quindi per imparare a fare un certo tipo di azione e quindi a vedere il mercato in un certo modo, avere dei rischi di un certo tipo, a gestire la posizione in un certo modo. Ed ecco che qui, se io parlo di segnali di trading esclusivamente così, su un canale Telegram, sono molto negativo su questo, perché a mio avviso, uno, non hanno nessun obiettivo e due, addirittura è molto controproducente, perché, io sono del parere che se una persona segue in modo così proprio cieco dei segnali di trading, deve avere un certo tipo di esperienza. Quindi una persona che si affaccia anche al mondo del trading e cerca disperatamente il copy trading, i segnali di trading, così perché vuole guadagnare qualcosa, sicuramente anche se dall'altra parte nel professionista c'è bravura, c'è capacità e magari fa anche dei profitti, non vuol dire che questi poi vengano anche in chi copia, perché se dalla parte del professionista che va a mandare un certo tipo di segnale, chiamiamolo così, se dall'altra parte non c'è, non voglio dire lo stesso tipo di esperienza, ma un'esperienza di un certo tipo, è ovvio che la persona che seguirà quel segnale spesso sarà scontenta. E noi di EAR Forex, quindi da qualche anno, ma soprattutto negli ultimi 2 anni, anno e mezzo, due, ancora di più abbiamo spinto dicendo che non è un servizio segnale nostro del Platinum, assolutamente. E devo dire che in effetti, soprattutto nell'ultimo anno, anno e mezzo, abbiamo visto la gente che sta anche cambiando. Quindi noi non facciamo solo il canale Telegram, ma cosa facciamo? Noi andiamo ad avere un servizio molto più completo, quindi ogni mattina facciamo delle trading room didattiche dalle 9 alle 10, a volte durano anche qualche minuto in più, comunque dalle 9 alle 10, da lunedì a venerdì, dove andiamo a discutere delle cose. Tra l'altro, queste trading room, per chi non può essere presente sempre o a volte non può essere presente, vengono registrate ogni giorno e quindi mandate apposta. Quindi per riuscire ad arrivare anche a chi non può essere sempre presente, perché quella cosa lì va a connettersi in maniera molto molto vicina a quelle che sono poi magari delle operazioni che io o comunque il nostro staff può mandare sul canale Telegram di quello che magari andiamo a fare.
Senza la Trilino del mattino non c'è canale o non c'è il gruppo Facebook, perché poi abbiamo un gruppo Facebook dove invece magari andiamo anche a discutere quello che magari si è detto in Trilino Room, eccetera. Quindi, ecco, alla vostra domanda, i segnali di trading per te funzionano, non li facciamo noi, nel senso che sì, è vero, facciamo vedere quello che facciamo in realtà, in maniera anche molto, molto dettagliata, ma lo facciamo in ottica didattica, con delle trading room dedicate, facendo vedere il perché gestiamo una posizione in un certo modo, il perché è meglio rischiare così, il perché è meglio non fare questa cosa, aspettare magari una conferma, il motivo per cui è giusto avere un certo tipo di money management o un certo tipo di rischio e correlato allo stop loss di quella posizione. E quindi poi alla persona che segue, ci segue in tutto il servizio interamente, quindi anche nel canale Telegram, dopo che abbiamo fatto certe riflessioni per alcuni giorni, alcune ore durante le varie trading room, riguardo anche un asset che stiamo seguendo, per esempio l'euro-dollaro, anche a volte approfondimenti da un punto di vista di mindset, no? E di gestione comportamentale di quella che è quella situazione, è ovvio che quando io arrivo a scrivere che sull'euro-dollaro faccio un long a un certo livello e ho uno stop di un certo livello, non è come mandare un segnale basta, perché c'è tutto uno studio prima che ha preparato il motivo e quindi dell'operazione, e quindi c'è è un modo didattico di seguire la pratica, è venire a bottega da noi e imparare un mestiere, e quindi ti faccio vedere anche quando proprio sto sul mercato, ti faccio vedere quando vado a target, quando gestisco magari con un trailing stop, quando magari la posizione va chiusa in perdita, cioè è quindi un modo didattico di mostrarlo, mentre il classico canalone Telegram dove ti dico quello che faccio, per me è no, assolutamente, per me non esiste quella cosa lì, non credo sia un qualcosa che dobbiate seguire, ve lo dico proprio in, anche perché se la seguire, se lo seguirete e non avete minimo l'esperienza, la sensibilità di chi vi dà queste idee, senza spiegarvi niente, senza sapere che tipo di approccio è, eccetera, secondo me il più delle volte poi sono soldi buttati via, quindi lasciate stare, piuttosto cercate di approfondire e guardare bene il mercato, perché tanto quelle cose lì non servono a nulla. Questo è quello che penso riguardo ai servizi segnali, proprio puramente servizi segnali, secondo me non hanno nessun valore, e invece se sono dei servizi dove si vede l'operatività, un po' come il nostro, l'ho fatto per quello, con un certo tipo di scuola dietro, che deve prendere il mindset, deve prendere la tecnica, l'approccio, deve discutere di quello che si sta facendo, allora quello è sicuramente una bella scuola, perché dopo la teoria c'è la pratica, e quindi è giusto che una, diciamo, scuola di trading, chiamiamola così, o comunque un'azienda di formazione al trading come siamo noi, possa avere sia la parte teorica ma anche la parte pratica, che però deve avere quello spirito lì. Bene, questo è quello che pensiamo noi di Airforex, io a questo punto vi saluto, vi auguro un buon trading simple e ci vedremo al prossimo video. Ciao a tutti!